presidente del Circolo Nautico Porto Santa Margherita sono estremamente contento di avere 33 barche al via a questa 49esima edizione, l'ultima edizione prima del metà secolo, e l'anno prossimo ci saranno più imbarcazioni, più attività, un grosso coinvolgimento dell'amministrazione e della popolazione e cittadinanza caorlotta, che anche quest'anno ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione della regata e di tutti gli eventi collaterali. Per tutti quest'anno, Mitica 500, immancabile non essere qui in Porto Pescherecci e non partecipare a una delle più belle regate dell'Alto Adriatico e sicuramente anche del campionato italiano offshore. Beh, come al solito noi non partiamo mai per perdere, cerchiamo sempre di portare il massimo e quindi di dare il 110% di noi stessi per portare a casa un bellissimo risultato. Comunque ci divertiremo. E i membri di quest'anno sono veramente storici, e quindi siamo tutte persone che ci conosciamo molto bene, abbiamo regatato molte volte assieme e quindi l'affiatamento sarà sicuramente molto alto. È un'emozione grande per noi partecipare a questa 500. Abbiamo fatto diverse lunghe un po' in questi anni, io e Giovanni, anche nella nostra crescita, ed è la prima 500 per due, quindi abbiamo grandi aspettative di poter far bene e di poter concludere con una buona posizione, e vediamo i risultati. La convinzione a fare questa regata viene da una serie di avvicinamenti sulle 80, sulla 200 che abbiamo fatto e sulle altre lunghe che frequentiamo qui in Alto Adriatico, e ci ha portato a dire: proviamo a fare questa 500. Mi aspetto una grande sintonia a bordo, mi aspetto delle emozioni importanti da condividere con mio figlio. E ovviamente è alla pari, Giovanni come navigatore ha acquisito esperienza e mi ha superato ampiamente in tutte le scelte sia tattiche che strategiche. Credo che possiamo far bene insieme, gli auguro una lunga vita, una lunga carriera. Diciamo la stagione principalmente alle regate del campionato italiano offshore, più qualche regata di casa, qualche bastone in equipaggio, insomma, quando abbiamo il tempo e ci siamo tutti organizziamo la partecipazione di una regata. Ci aspettiamo di divertirci e cerchiamo di portarci a casa la terza 500, le condizioni sembrano abbastanza tranquille, quindi siamo abbastanza positivi. Il punto più difficile, ne parlavo con Riccardo, sicuramente è la scelta di quando portarci dalla costa croata alla costa italiana. A livello di giornate noi soffriamo molto il secondo giorno di regata, è quello che a livello di sonno e pesantezza fisica è quello che ci fa soffrire di più. Poi dopo il terzo giorno entriamo un po' in modalità e si va bene, si va meglio.